Gare delle opere del PNRR che rischiano di andare deserte, i cantieri del Superbonus sospesi, senza una revisione dei prezzi dopo gli incrementi mostruosi, affermarsi potrebbe essere non solo l'edilizia, ma il sistema paese. E se anche i tribunali riconoscono le difficoltà oggettive, occorrono interventi concreti e immediati. E quanto emerge dal confronto promosso da Ance Napoli, il TAR Lazio conferma la necessità di revisione dei prezzi accogliendo il ricorso per la realizzazione del nuovo porto di Fiumicino. Va rivisto il prezzo a base d'asta della gara. Al dibattito hanno preso parte il provveditore alle opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata, il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno, i legali di Ance Campania, con la sintesi affidata al presidente Lancellotti. Sostanzialmente stanno partendo alcune gare che vanno deserte perché i prezzi non sono adeguati chiaramente a quelli di mercato, ma sono prezzi di tariffe che oramai purtroppo non hanno più nessun che scontro con la realtà. Il pericolo quindi è che il PNRR non riesca assolutamente a decollare. Abbiamo chiesto come ANCE di rinunciare a delle opere, pur di far partire però almeno la maggior parte di queste con dei prezziari aggiornati. Noi sappiamo che il PNRR ci dà come deadline quella del 2026, quindi non abbiamo molto tempo e servono norme urgenti che consentano di gestire i lavori in corso e quelli che devono essere banditi. Altrimenti il rischio è di non finirli in tempo. Consideriamo che noi scontiamo anche diciamo una scarsa capacità di progettazione e di utilizzo dei fondi europei. Storicamente le nostre amministrazioni, diciamo, non hanno una grande progettualità, quindi abbiamo la necessità di avere in tutte le fasi dell'esecuzione, diciamo, del progetto, dei tempi più brevi e non possiamo rischiare di perdere tempo con dei contenziosi.